Alla consegna dei diplomi della prima edizione del Master di primo livello in comunicazione e politiche per lo sport dell'Università di Teramo è intervenuto come ospite d'onore Damiano Tommasi. Personaggio carismatico del calcio italiano, ex calciatore della nazionale medaglia d'oro agli europei Under 21 del 1996, campione d'Italia con la Roma nel 2001. Per il suo impegno in campo sociale nel 2001, Tommasi è stato insignito del premio nazionale Altro Pallone. Dare ad atleti, ex atleti, la possibilità di formarsi e di mantenersi collegati col sistema scolastico, col sistema della formazione, è stato uno dei punti più forti della nostra attività negli ultimi anni e ancora adesso prosegue. La formazione nell'ambito sportivo è sicuramente ancora molto orientata sull'aspetto prettamente sportivo e meno su quello dirigenziale. Credo che questi master, ma ormai si sono diffusi in maniera capillare, ma ora manca l'altro passaggio, che anche quello ci stanno facendo i passi in avanti, che è appunto accogliere questa formazione all'interno delle strutture societarie e valorizzarla. Non sempre è così, spesso e volentieri non si tende a valorizzare pienamente, a sfruttare questo tipo di formazione. Speriamo che il cambio di passo avvenga, perché come ho detto anche in passato, credo che in Italia, non conosco la realtà di altri paesi, però sicuramente in Italia abbiamo bisogno di formazione dirigenziale che possa condurre il nostro sport verso una proiezione anche sociale diversa rispetto all'attuale. La cerimonia di consegna di questi primi diplomi è stata presieduta da Luigi Mastrangelo, coordinatore del Master e delegato di Ateneo allo sport, e si è aperta con il saluto del rettore Dino Mastrocola. Una grande responsabilità da parte nostra come Ateneo di formare questa classe dirigente sportiva. L'Università di Teramo è stata prima in Italia sotto questo punto di vista. D'altra parte lo sport è un settore centrale nella nostra società, sia a livello sociale sia a livello economico, e la sua gestione necessita di professionalità e di competenze specifiche che questi ragazzi hanno acquisito in questo anno di corso e che spero possano mettere in campo a breve nelle aziende, nelle società sportive e negli enti che vorranno avvalersi della loro professionalità.